Dal 20 al 22 settembre Cuneo ospiterà una kermesse dall'alto valore comico. Si tratta della rassegna Festival del Sorriso. Cuore pulsante della manifestazione saranno Piazza Foro Boario e Piazza Virginio, che si animeranno con un susseguirsi di interviste, dialoghi, spettacoli e momenti musicali organizzati dall'associazione L'Argonauta con il patrocinio del Comune di Cuneo. Ricco il palinsesto che vedrà in scena, tra gli altri, artisti del calibro di Filippo Giardina, Mogol, Filippo Roma delle Iene, Andrea Roncato, Maurizio Lastrico, Tony Sperandeo e ancora Giovanni Cacioppo e Alvaro Vitali. Tutti gli spettacoli saranno d'ingresso gratuito. Il dettaglio dei programmi è disponibile sul sito internet www.festivaldelsorriso.it. Festival del Sorriso che vuole, come dice il nome stesso, portare un po' di allegria nel cuore dei cunesi. Dei cunesi, ma non solo, perché il Festival del Sorriso anno dopo anno cresce. Cresce e vuole diventare una manifestazione che supera sicuramente i confini provinciali e regionali. Abbiamo cercato veramente di mettere insieme dei personaggi che hanno rappresentato la storia della comicità. Penso ad Alvaro Vitali, penso al grande Andrea Roncato, che in coppia con Gigi Andrea ha fatto anche la storia del cinema comico italiano, e penso a un artista che è intramontabile, perché ha scritto canzoni magnifiche per chiunque. Avremo l'onore sabato 21 settembre in Piazza Virginio alle ore 16 di avere Mogol. Ci saranno poi altri personaggi come Giovanni Cacioppo, che ha fatto la storia di Zelig, oppure attori come Tony Sperandeo, che per quanto possa sembrare non sorridere, ci stupirà per le sue esperienze precedenti. Per non dimenticare l'aver messo insieme due gruppi musicali che forse sono nati parzialmente insieme, poi si sono divisi e il Festival del Sorriso li ha fatti rincontrare, i Trelilu e l'Ora Canonica. Insieme la domenica, su palchi differenti, gli uni in Piazza Virginio e gli altri in Piazza Foro Boario, però per creare anche un ambient musicale. Siamo felicemente alla quinta edizione, come ho avuto modo già di dire, riusciamo a mantenerlo ancora gratuito con dei nomi importanti, e quest'anno abbineremo appunto una parte più sociale, più legata al mondo del volontariato, grazie ai Nasi Rossi in Piazza Foro Boario, e poi ci sposteremo su Piazza Virginio per i diversamente giovani o comunque per un pubblico non più piccolino come quello che ci sarà su Piazza Foro Boario.